Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sto usando il flash mode da illuminare il viso, dovrebbe andare meglio, spero, penso, insomma. Ok, allora intanto benvenuti in questo nuovo video, l'ho già detto prima ma lo ridico. Oggi torniamo a parlare di telefonia, perché dove poco più di un mese fa è uscito un nuovo operatore, bene, adesso torniamo a parlare di un altro operatore che anche lui dovrà fare il debutto entro, in teoria, da quello che c'è scritto qua, entro fine 2022. Si parla di dopo l'estate in realtà, però non c'è ancora una data certa. La differenza è che questo operatore qua probabilmente andrà a 60 megabit in download, quindi il classico operatore storico Vodafone, e 30 meg in upload, quindi niente gigabit come lo è l'e-mobile. Però, allora, adesso andiamo a vedere intanto le informazioni che abbiamo. Non c'è tanto, perché comunque è ancora tutto abbastanza tacita la cosa, però insomma parliamo, analizziamo quello che sappiamo, no? Parliamo un attimo, vediamo un attimo. Allora, nei prossimi mesi nasceranno, anzi mi raccomando, l'iscrizione al canale è un bel po' di azione super Daniele, insomma dai. Ecco, adesso parliamo del video. Nei prossimi mesi nascerà un nuovo operatore virtuale di rete mobile italiano, ossia Ovunque Mobile, dell'azienda veneta Axera, che di recente ha svelato quello che dovrebbe essere il logo del nuovo MVNO, mentre sono emerse le prime informazioni sulla rete di appoggio e sul periodo di lancio. Come già raccontato da Mondo Mobile Web, vabbè, lo sto guardando qui adesso, da 2019 ad oggi il MISE ha fornito oltre 10 aziende l'autorizzazione per operare nel mercato telefonia mobile, come operatori virtuali, quasi tutti con licenza ESP. Vabbè, questo adesso. Tra queste aziende c'era anche Interplanet SRL, non so se la conoscete, ma. Allora, non faceva niente col mobile. Interplanet fa connettività generalmente per non privati, aziende, cose così. Forse anche per privati, ma da quello che so io principalmente si gestisce le aziende, gente che ha voglia di aziende che hanno bisogno di connettività seria. So che gestisce quella cosa lì. Dopo non so se vada anche nel privato, ma non mi pare proprio. Non ho mai visto nessuno che ha Interplanet. E da quello che so io. Potrei anche sbagliarmi, eh? Magari sono cambiate le cose. Io Interplanet ne ho una abbastanza vicina qui, dove abito. Metti 10 minuti di strada, ok. So dov'è. Non sono mai andato, comunque a fine conti me di ADSL, lo sapete come la penso, no? Sono messo soldi un po' buttati via. Tutto dipende da uno cosa deve fare, va bene? Chiaro che se uno deve usare la connettività per lavoro, ha bisogno di giga limitati, non può stare lì a guardarsi gigabit, allora è un altro discorso. O ti prendi una SIM flat, ma generalmente le SIM flat hanno le restrizioni, anche se TIM ti dà 500-600 giga, ma dopo rimodula, ci sono altri SIM che vabbè ti danno tanti gigabyte, però ci sono anche altri operatori che fanno SIM flat, che si appoggiano appunto a TIM, Vodafone e Wind Tre, ma hanno costi abbastanza esorbitanti. Comunque, dicevamo, Interplanet con sede a Montecchio Maggiore, Vicenza. Ah, ok, quindi a sede, ok, non lo sapevo comunque. In via Madonnetta 215, la quale fornisce servizi di connettività internet, che ha ottenuto l'11 settembre del 2020 dal MISE l'autorizzazione generale per diventare fornitore avanzato di servizi mobili e personali. Ah, quindi ok, dal 2020 non lo sapevo questo. Ricevendo così la licenza per operare come virtuale di tipo ESP. Ok. In data 11 agosto 2021, Interplanet ha cambiato la propria ragione sociale in Axera SPA, e quindi Interplanet è ora un brand di Axera, fusione suppongo. Axera è infatti il risultato, immaginavo, dell'unione di quattro realtà addirittura del settore telco, ICT del Veneto, ossia Interplanet 7, Telemar e IP Company. Telemar mi pare l'aveva già sentito comunque, però non saprei. Logo di Ovunque Mobile sul sito ufficiale. Potrebbe essere che una simile faccio, essendo anche della mia città. Magari un tentativo glielo faccio. Vediamo i primi prezzi, eh. Aspettiamo che esca, poi ci penso. Al momento il nuovo operatore virtuale di rete mobile non è ancora attivo, ma già da qualche tempo nelle liste degli operatori di provenienza, per virtuale la portabilità del nuovo spunto brand ovunque. Quindi quando fate la portabilità di altri operatori dovrebbe venire fuori già Ovunque Mobile. Mi pare che l'avessimo già visto anche noi ovunque. Mi pare di sì. Axera, infatti, è registrato il 26 gennaio 2021 presso l'ufficio italiano brevetti il marchio Ovunque Mobile. Vabbè, che strano nome, un po' ovunque, vabbè. Che sarà dunque il brand che verrà utilizzato dal nuovo MVNO. Va bene.
Qui c'è scritto che in realtà il marchio ovunque è già registrato dal 2000 da Interplanet, quindi probabilmente erano già in previsione, porca miseria, 22 anni, madonna, probabilmente hanno pensato di partire con i piedi leggeri e non è neanche sbagliato, anche perché dare copertura, connettività, adesso non so se chi ha copertura a livello di antenna tipo come Eolo, così, ma non penso, comunque penso sia la classica fibra DSL, cosa così. E quindi sapete, no? È pur sempre Telecom, che dà la concessione, quindi ha un costo per loro, è una rivendita, no? Sì, che dicono che già da diversi mesi è già presente il sito web ovunque, che fino a tempo fa presentava una pagina di benvenuto con il logo di Interplanet e basta. Invece, da alcune settimane il sito web è stato aggiornato e adesso spunta quello che dovrebbe essere il logo di Ovunque Mobile, che è caratterizzato dai colori giallo, bianco e da uno sfondo con una tonalità di blu, tendente al viola. Oltre al logo, la pagina presenta adesso soltanto la scritta Coming Soon. Ok. Bene, quindi rete Vodafone, come abbiamo detto, attraverso l'aggregatore Plintron. E infatti, qui dice che sarà 60 MB in download e 30 in upload. Il servizio di telefonia mobile sarebbe ancora in definizione di fase di testing interno, mentre il lancio sul mercato sarebbe attualmente in stand-by per via della fusione in essere che ha portato alla nascita di Axera. Probabilmente loro vogliono lanciarlo prima, ma quando hanno fatto la fusione, per problemi interni o magari boh, sistemare alcune cose, hanno spostato la data di uscita. Iniziata ad agosto 2021 e perfezionata a gennaio 2022. Che per l'azienda è prioritaria in termini organizzativi di integrazione, perché probabilmente più soci, più budget e quindi ammortizzano più i costi. Quindi per quello magari hanno aspettato il numero sicuramente è quello, non penso che lo cambieranno mai, perché da quello che è scritto qui l'hanno registrato molto molto prima che appunto facessero la fusione, quindi quello sarà il nome. Allora, nel mio caso, il lancio di Ovunque Mobile dovrebbe venire entro la fine del 2022, bene, salvo eventuali cambiamenti. Si rivolgerà al mercato consumer, probabilmente anche in bundle con servizi di connettività domestica. Quindi, probabilmente un po' come alla Iliad, e quindi, beh, come in realtà quasi tutti gli operatori che hanno possibilità di dare fibra e mobile. Quindi dovrebbe fare una cosa del genere. Vedremo i prezzi intanto. Bene, non c'è altro da dire, quindi. Questo Ovunque Mobile qua è di Vicenza, ok? E l'hanno già registrato nel 2000, come è scritto qui, sarà sotto rete Vodafone. Hanno spostato la data d'uscita per questo motivo qui, per appunto ha deciso di fondersi, queste quattro società qua, e appunto creare un unico operatore Axera. Vedremo come andrà a finire, perché anche con Eli Mobile inizialmente le aspettative erano alte, poi quando abbiamo visto certe cose hanno fatto un po' storgere il naso. Vedremo, perché rete Vodafone 60 megabit in download. Ricordiamoci che una sola cosa, poi dopo PosteMobile sotto rete Vodafone e alle restrizioni. Feder Mobile sotto rete Vodafone e alle restrizioni. Eli Mobile rete Wind 3. Okay. Lui diciamo che è salvo, in realtà no, perché con quella cosa lì è uno va bene, ma diciamo che è salvo. Quindi non so, ho un po' paura onestamente, però magari a differenza di altri, questo è un operatore che è già da tanto tempo fuori e quindi non si sa mai. Ha un suo nome, è più di 20 anni che è fuori, quindi magari ci penso 2 volte prima di fare cose così. È probabile che comunque qualcosa del genere, qualche piccola restrizione sicuro farà. Io allora non riesco a capire una cosa, no? Perché non parlo di Interplanet, non parlo di Axera, parlo di quegli operatori lì senza fare nomi che appunto diano dei paletti, come per dire, boh, tu i giga li usi in modo che dico io, li usi quanti dico io, li usi in determinato scaglione di tempo che li dico io. Perché fare questa cosa qua? Oltre, come l'ho detto più volte, non penso proprio che sia lecita questa cosa, bisognerebbe, come l'ha detto un utente scherzando un po' così, però ha ragione. Fare una piccola segnalazione alla Agcom, mandargli la. Apriamo una piccola parentesi, dopo finisco di fare questo discorso. PosteMobile, la sua All Digital, 300% Digital, quella di 300 GB, insomma, a 8,90 euro,
Non mi ricordo se era nella pagina principale o lo usano come slogan, ma c'era scritto che dà la possibilità di usarlo in tutta libertà, le loro offerte. Se mi scrivi questo, però nella brochure mi scrivi così, che appunto posso usare l'hotspot non più di 3 giorni consecutivi, non devo consumare più del 50% dell'hotspot, insomma tutte quelle menate lì che abbiamo visto, no? Non è realmente così, quindi in realtà potremmo definirla come pubblicità ingannevole, giusto? Perché si dice una roba e poi in realtà non lo è del tutto, teoricamente, come è stata gradita Iliad più volte per pubblicità ingannevole. Bisognerebbe anche qualcosa lì rivolgersi all'Agcom e fargli leggere la frase e la brochure. Bisognerebbe capire un attimo se qualcosa è lecita. Perché questi operatori, PosteMobile è tanti anni che è fuori. Io mi ricordo benissimo che prima che passasse su Rete Vodafone, questa cosa qua non c'era. Lo so che adesso sto parlando di altre cose, però ho aperto una piccola parentesi. Ditemi voi cosa ne pensate, perché voi la pensate come me, vi ho letto, chiunque penso la penserebbe come noi, no? E vabbè, qui chiudiamo l'argomento, perché se no iniziamo a parlare andiamo a finire a mezz'ora di video. Magari scrivetemi qua sotto, magari commentate qua sotto, a me piace quando magari facciamo uno scambio di opinioni. Detto questo, ditemi anche cosa ne pensate di Ovunque Mobile. Secondo voi, se avete qualche opinione riguardo, aspettative, magari che ne so, dite, ma secondo me sarà nato flop, ma potrebbe essere buono. Magari ditemi anche cosa, se avete avuto esperienza appunto con Interplanet, se avete appunto mai avuto la loro connessione, se o persone che a sua volta l'hanno avuta. Magari scrivete qua sotto così magari ne parliamo. Bene, detto questo, non c'è altro da aggiungere, vi auguro una buona serata, mi raccomando, bel pollice in su per il resto Daniele. Un'iscrizione al canale, il video dai che è 12 minuti, quindi è piccolo. E niente, vi auguro una buona serata, una buona cena e ci vediamo al prossimo video che probabilmente sarà mercoledì. Domani no, in teoria, se non esce qualche novità particolare, ma mercoledì probabilmente. Bene, ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.